soddisfatto di questo festival? Molto soddisfatto, questo festival corre anche lui sul web e su tutti i mezzi di comunicazione, aggiunge quello che è il contatto fisico che con economisti e con personalità che venendo a Trento restano anche a ascoltare oltre che a parlare, e questo credo che sia un vantaggio. Questo festival ci sta dando delle buone soddisfazioni, io penso che sia un passaggio importante anche per divulgare alla gente quello che sono i problemi dell'economia e avere quindi una popolazione più consapevole di quello che fa. Il suo libro è uno di quelli che ha fatto discutere in Italia. Non è vero che paghiamo troppe tasse, secondo lei? Una battuta su questo. Ma il mio libro è un libro provocatorio, ovviamente fa parte di una collana che prende un luogo comune e cerca di smontarlo, e nella realtà io dico che in Italia hanno ragione sia quelli che dicono che si pagano troppe tasse che quelli che dicono che non se ne pagano troppe, che sono giuste, perché una parte della popolazione, lavoratori dipendenti e imprese, pagano troppe tasse. Poi c'è una parte della popolazione che sono i rentieri, i redditieri, quelli che posseggono la casa, quelli che posseggono finanza, nei quali ne pagano poco. Spesso sono gli stessi lavoratori dipendenti che protestano perché pagano troppe tasse sul reddito, ma poi non si accorgono che pagano rispetto ad altri paesi poche tasse sulle case. Complessivamente nel paese l'insieme delle tasse e dei contributi non è eccessivo, si tratta di spostare il carico fiscale da chi paga troppo a chi paga di meno.